tutti, benvenuti alla conferenza stampa di Antonio Conte prima di Roma-Inter. Possiamo cominciare con le domande per il nostro allenatore e cominciamo con la domanda di Inter TV. Buongiorno mister. Buongiorno. Domani affrontate una Roma in salute, reduce da 3 vittorie di fila, una squadra con qualità individuali importanti e con un'identità ben precisa. Che partita si aspetta? Sicuramente stiamo parlando di una squadra forte che sta facendo molto, molto bene e sicuramente è tra quel gruppo di squadre che può giocare per lo scudetto e per un posto Champions. Sky Sport. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Arrivano adesso 2 partite difficili, Roma, Juve, in mezzo c'è la Coppa Italia. Che tipo di risposte si aspetta di avere Antonio Conte dal campo da questo tipo di partite? Saranno fondamentali per avere anche la misura delle vostre ambizioni? Grazie. È inevitabile quando giochi contro squadre forti, misuri la tua forza contro altre squadre forti. E sicuramente queste sono partite anche per misurare le nostre ambizioni. DAZN. Buongiorno mister. Buongiorno. Nelle ultime partite soprattutto è abbastanza lampante la vostra superiorità, quasi prepotenza, no? nei secondi tempi. Avete guadagnato 13 punti da situazioni di svantaggio, che intanto che è una cosa che va abbastanza in controtendenza con quanto succedeva l'anno scorso, quando spesso eravate voi ad essere rimontati. Io le chiedo se si è data una spiegazione di questa differenza fra i vostri primi e secondo tempi, anche in termini di numeri proprio, e soprattutto se ne parlerà con la squadra, considerando che domani giocate contro la squadra che di fatto in questo senso è la vostra nemesi, perché è quella che invece parte meglio nei primi tempi. Grazie. Non lo so sinceramente se c'è una spiegazione più o meno, ecco, nel senso che magari l'anno scorso partivamo forte, poi altre volte ci nel secondo tempo calavamo e ci facevamo raggiungere o superare. Quest'anno se sta capitando l'opposto, cioè, non lo so, io penso che comunque l'approccio alla partita sono sempre approcci giusti, anche contro la Sampdoria l'approccio alla partita è stato un approccio importante, stavamo dominando la partita e poi invece siamo andati sotto di 2 gol. Devo considerare sempre che tipo di atteggiamento viene pronti via. Io penso che l'atteggiamento non è stato mai sbagliato. Poi può capitare un anno che magari nel primo tempo fa dei gol, un altro anno magari nel primo tempo non riesce a fare gol o ti fanno gol e poi recuperi. Mediaset. Buongiorno Antonio, buongiorno Gigi. Buongiorno. Volevo chiederti Antonio, questa crisi finanziaria un po' globale, le voci continue anche se smentite su Suning, la questione stipendi, ultimo Eriksen e il suo arbitrato, possono creare delle preoccupazioni nella squadra, possono influire sul rendimento? Ma guarda, sinceramente preferisco non entrare in questo discorso, perché comunque è un discorso delicato ed è giusto che se e quando qualcuno lo vuole fare che lo facciano altre persone. Ecco, noi dobbiamo pensare solamente a lavorare come abbiamo sempre fatto, essere concentrati sul campo, cercare di dare tutto noi stessi per l'Inter. Ripeto, questa deve essere l'unica nostra l'unico nostro obbligo in questo momento, da qui fino alla fine della stagione. Rai Sport. Buongiorno, mi sentite? Buongiorno. Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti. Che cosa ti aspetti da queste 3 partite con Roma, Fiorentina e Juventus? Al di là dei risultati, in che cosa
vorresti vedere crescere la tua squadra? Io penso che il risultato sia la base di tutto, perché poi alla fine il risultato condiziona i giudizi, condiziona tutto. Quindi anche quando fai buone prestazioni arriva il cattivo risultato, alla fine i giudizi sono condizionati. Quindi quello che in questo momento io voglio vedere è il risultato. Gazzetta dello Sport. Eccoci, salve mister. Volevo chiederti quanto ritieni decisivo, anche se siamo ancora non al giro di boa, questi 8 giorni tra Roma e Juventus, anche alla luce della differenza tra il momento ottimo che sta comunque vivendo al netto della sconfitta di Genova la squadra e le voci extracampo in cui tu dici giustamente non vuoi entrare. Quanto ritieni in questo momento storico preciso importante queste due partite? Grazie. Beh, io penso che sia sempre importante, al di là del periodo, al di là del momento. In questo noi abbiamo due partite contro due squadre molto forti che lotteranno per lo scudetto, per un posto in zona Champions. Quindi e, come ho detto prima, quando incontri le squadre forti c'è grande stimolo e anche sono anche le partite per misurare anche la tua forza, per misurare la tua ambizione con i fatti e non con le parole, ecco, in generale. Corriere dello Sport. Salve a tutti. Mister Sarve, le volevo chiedere una cosa relativa alla difesa. Voi avete chiuso il campionato scorso con la miglior difesa del campionato. Quest'anno, pur non avendo una difesa che subisce chiaramente un'esagerazione di gol, state subendo direi più dello scorso anno, e sulle 22 partite ufficiali, comprese le 6 di Champions, solamente in 5 occasioni avete mantenuto la porta imbattuta. Volevo sapere come si spiegava questa differenza di rendimento, se dipende dalla casualità, da accorgimenti tattici che avete fatto, o semplicemente un qualcosa da registrare che non è ancora stato fatto. Grazie. Ma io penso in tutte le situazioni, no? Sia nella fase offensiva che nella fase difensiva è sempre la squadra a prendersi meriti o eventualmente una tiratina d'orecchie. Quindi non tante volte quando si parla di difesa offensiva si pensa solamente al discorso degli attaccanti, ma è tutta la squadra che partecipa alla fase offensiva, e il fatto di fare tanti gol testimonia che la fase offensiva è un'ottima fase offensiva e si mette a disposizione degli attaccanti in ogni partita diverse possibilità, ecco, per fare gol. Penso che ci arriviamo anche con tanti calciatori in zona gol, e spesso e volentieri diciamo che i nostri marcatori sono vari, così come per la fase offensiva anche la fase difensiva. La fase difensiva sicuramente magari l'anno scorso ci poteva essere più equilibrio da parte di tutta la squadra, perché come dico sempre, si attacca in 11 e si difende in 11. Quest'anno stiamo concedendo qualcosa in più e sicuramente dobbiamo migliorare. Facciamo le ultime. Area. Prego. Mi sentite? Sì, prego. Ciao Luigi, ciao Antonio. Senti, ciao, ti volevo chiedere questo. Come hai visto in questi giorni Vidal, dopo le considerazioni che hai fatto su di lui dopo Inter-Crotone? Ma Vidal si è allenato nella giusta maniera, con grande attenzione, con grande voglia, con grande determinazione. Quindi sapete benissimo che a volte uso la carota, penso di averne usata anche per Arturo tantissime volte, a volte c'è da usare anche il bastone,
ma sempre perché io voglio bene al calciatore, voglio bene alla squadra, voglio bene alla situazione affinché si migliori. Quindi Arturo mi conosce benissimo, sa che se c'è qualcosa che non mi piace, non mi è piaciuta, non sono uno, ecco, che gira la testa e fa finta di niente. Facciamo l'ultima, FC Inter 1908. Buon pomeriggio, mi sentite? Buon pomeriggio mister, le chiedo a che punto è il recupero di Vessino, come sta lavorando e se vista anche la partenza di Nangolan potrà trovare spazio. Grazie. Mattias ancora sta lavorando a parte, un pochettino si sta integrando al gruppo squadra. Penso che ci vorrà ancora un po' di tempo per Mattias, però sapete benissimo quello che ho detto in passato, non ci saranno entrate, non ci saranno uscite, quindi Mattias fa parte del gruppo, appena starà bene sarà reintegrato col gruppo squadra, quindi è un giocatore dell'Inter a tutti gli effetti. Grazie a tutti, buon pomeriggio. Grazie a voi.